E buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene, ne sto approfittando per registrare. Volevo farla con Ale ma è andato in ufficio e io ho i piccoli che, come potete vedere, stanno dormendo, uno a destra e uno a sinistra, perché non potevo più aspettare, ragazzi. Ho visto la storia di Andre dove mi spoilerava quello che succede in questo episodio e dovevo assolutamente registrarlo. Sì, parliamo di Io e le mie ossessioni parti 2. Vi ricordate il primo dove a un certo punto io dico no, devo immaginare sia te, devo immaginare sia te, devo immaginare sia te? Mi sa che è la puntata dove la gente beve il proprio... stavo per dire... piscio. Dovrei dire urina, così almeno è un po' più delicata la cosa. Siamo pronti per iniziare. Scusate la musica sottofondo, ma almeno sento se si svegliano. Grazie, perché vi è piaciuto da morire, mi avete lasciato un commento. Anzi, vi chiedo anche stavolta, prima di chiudere il video, che sia adesso, dopo, durante, alla fine, scrivetemi un commento, perché a me piace molto leggervi. È come se foste qui con me. E iniziamo. Ah! No, non posso iniziare così. No, non può iniziare così la puntata. No, raga, dai, non può iniziare così la puntata con uno che sta facendo la bevina al barattolo. Mi sento male. A un secondo già stoppato la reaction. Mi chiamo Nick. Salute. E io sono Aubrey. Ah, quindi due. Sono fidanzati. Noi due beviamo la nostra urina. Mi viene da vomitare, raga, devo pensare te, devo pensare tutto finto, e te, e ta. Ormai non bevo acqua. Ogni giorno assumo circa due... Cosa? ...fresca. Odora come i papà. Non lo so se ce la faccio, però. Non lo so se ce la faccio, mi viene da vomitare, Non so se avete sentito, loro non bevono acqua, che penso faccia malissimo al corpo. No, raga, non ce la faccio. E te. Loro bevono 2 litri di urina al giorno. Chissà se la propria o no, lo diranno. Corn al burro. In tutta la vita non avrai mai immaginato di avere un figlio che beve la sua urina. Stiamo per fare una doccia con l'urina. Non puoi più farne a meno. Ma dai, Nick! Dovevo mandare giù l'hamburger. Quando avevo 23 anni ero letteralmente ossessionata dalle... infezioni per i glutei. È molto pericoloso, si rischia di morire. In che senso? Ero di lasciare mio figlio da solo. Va a vedere. È da 4. Ah, è la tettona? Sono stati 10 anni, ma dormo ancora con il mio phone. Guarda le cicatrici, ne ho parecchie sul corpo. Non avevo idea delle cicatrici. Allora, questa roba del phone, io forse la comprendo, cioè non su di me. Una cicatrice a forma di... vabbè, non posso dire. Praticamente anche con Dante, per far dormire, dovevamo accendere il phone, o comunque avevamo un'app che simulava il rumore del phone, perché è un rumore bianco e quindi lo tranquillizzava e lo faceva addormentare. Non so se... immagino sia lo stesso caso, eh. Adesso questa sua dipendenza mi preoccupa molto più di prima. È la mia vita. Ah, se lo mette proprio davanti. Beh, tra tutte quelle che ho visto qui, quindi l'urina, la tipa che si inietta nei glutei e quella che dorme col phone, è quella che mi preoccupa meno. Mi chiamo Nick. E io sono Aubrey. Veniamo da Jersey Shore. Mi considero... veniamo da Jersey Shore. Ma Jersey Shore non è come si chiama il programma televisivo che hanno fatto dove facevano cose strane? O è anche una location? Cioè, probabilmente è anche una location se vengono da lì, però io l'ho associato a quel programma lì. Jersey Shore, vediamo. Jersey Shore mi trova reality show. No, no, c'è proprio una città, Jersey Shore, New Jersey, Stati Uniti. Quindi probabilmente, non so se l'hanno girato lì e l'ha chiamato così per questo, non lo so, sono ignorante in materia, però abbiamo scoperto che è una location. E non hanno fatto il Jersey Shore. Sono un amante della vita semplice. Mangio solo cose di origine naturale. Dormo per terra, faccio surf e adoro tuffarmi in acqua. Tutto questo sarebbe molto bello se poi non dicesse della pipì. Io non mi trucco. Che brava! Che non si tratti di un'occasione speciale. Sono d'accordo con te. Attenzione a tutti i materiali che indosso e a quello che consumo. Grazie. Ma poi perché bevono nei barattoli? Noi due beviamo... ah, perché devono farla. Bevono circa 750 litri di urina all'anno, quindi 2 litri al giorno, 365 più o meno. In giornata bevo in media tra i 2 e i 3 litri di urina, forse anche 4. Ogni giorno assumo circa 2 litri di urina fresca. Bevo poche altre cose,
Sono diversi anni che ormai non bevo l'acqua. Mi sento... Bevo poche altre cose, sono diversi anni che non bevo l'acqua, quindi vuol dire che magari si concede ogni tanto una birra, una Coca-Cola, non lo so, ma non l'acqua. Bevendo la mia urina che bevendo l'acqua. Si sente più nutrito, capito? Ho bevuto un frullato con fragole e mirtilli appena colti. Uova d'anatra crude, panna... Fragole, mirtilli, uova d'anatra crude, adesso ci metto dentro il piscio, vedrete. Panna e latte di capra crudo. E poi la mia urina aveva lo stesso sapore del frullato. Ah no, ok, l'ha bevuto senza pipì. Poi la sua pipì sapeva del frullato. Ah giusto, perché poi se l'è bevuta. Ma anche io. Deliziosa, sì. Non è il termine che direi io della mia urina, però. Odora di popcorn al buio. C'è da dire che io non l'ho mai assaggiata. Gente. Quindi, secondo me, boh, magari c'ha ragione lei, eh. I principali del bere urina sono l'idratazione, sì, e la digestione. Certo. Molto migliorata da quando lo faccio. Immagino. Recupero le sostanze nutritive. La maggior parte dei nutrienti del cibo finisce nelle urine invece di rimanere nell'organismo. Uso l'urina anche per la cura della pelle. E se ho un... Cioè, questa è come se si facesse la pipì addosso. Sì, al posto che lavarsi si fa la pipì addosso. Un graffio, un taglio, una ferita aperta o... Non la metti sopra. La utilizzo per via topica. La uso sui capelli. Ma come? Ma ti brucia? Ah beh, disinfetta. Cosa vuol dire come con l'irio per gli occhi? Cosa vuol dire? Raga, ma la pipì non è tipo ammoniaca, una roba del genere, brucia da morire. Come fa questa a infilarsela negli occhi? E la uso anche come colluttorio per gli sciacqui. Certo. Ho vissuto un paio d'anni lontano dalla famiglia. Ho viaggiato molto. Un anno nella Repubblica Dominicana, poi alle Hawaii e in Nicaragua per un po', e ora sono tornato a casa per l'estate. Stiamo per fare la doccia con l'urina. Ora la useremo. Che fortuna. Sui capelli, sulla pelle, ce la strofineremo addosso per prendere... Ma perché noi scemi non abbiamo mai fatto la doccia con l'urina? Cioè, dai. Perci il caldo. Forza. Ma è disgustoso. Se la versano sui capelli. E poi vengono nella piscina con te. E questa cosa mi fa proprio schifo. Bere urina non è una pratica ben vista. E quando la gente lo scopre, per noi genitori è molto imbarazzante avere un figlio che fa questa cosa. Lo capisco. Insolita. Abbiamo altri due figli e un sacco di amici. Normali? In modo normale, ma ci ritroviamo ad affrontare questa situazione. È difficile, è imbarazzante. Io vivo la vita come voglio. Le persone pensino quello che vogliono. Su questo fai benissimo, io ve lo dico sempre, eh. La vita dovete viverla come volete. Chi se ne frega di quello che pensano gli altri. Però mi fa schifo. Non mi interessa cosa dicono. Se mi considerano pazzo, problemi loro. Ho conosciuto Nick per la prima volta sui social. Ho visto il profilo, gli ho scritto un messaggio e gli ho chiesto se gli andava di venire da me. E lui ha subito accettato. Oh, lei è bellissima, eh. Bevo urina da circa 5 mesi prima di conoscerlo. Quando ci siamo visti, abbiamo bevuto urina invece di mangiare. Ah, beh. È stato così naturale, sì, per noi. Wow. Nick e Aubrey non bevono soltanto la loro stessa urina, hanno anche iniziato a scambiarsela. Ma che fortuna! Beh, è un segno d'amore, però. Il nostro rapporto è come quello tra due migliori amici. E lui è un mentore per me. Mi ha insegnato tante cose sullo stile di vita e sulla salute. Ora devi far uscire tutta l'aria. Non farà male. No, forse non fa male. Bene, ora proviamo a passare al livello successivo. Va bene. Non solo beviamo l'urina, ma la inaliamo anche. Ti ricordi cosa ti ho detto tempo fa? Sì, devo assumere una posizione comoda per... Sì, ma devi imparare a farlo respirando. Inalare l'urina significa tirarla su col naso. Praticamente si tira sull'urina con il naso, lasciando che lo riempia, e poi si deglutisce. No, non ce la posso fare. No, allora io già impazzisco se mi entra l'acqua del naso. Immaginate la pipì nel naso, no? No, no. Poi la inali e la mandi giù di nuovo e ripeti. Audrey ha avuto delle difficoltà ad imparare ad inalarla. Quindi oggi il mio obiettivo è aiutarla a migliorare e a bere un po' meglio con il naso. Mi dà fastidissimo questa scena. Ah, mi sono venuti i brividi. Raga, ho brividi ovunque. Mi dà un fastidio atroce. Come quando qualcuno mette il legno in bocca. Mi farei vedere, ho brividi ovunque. Inalo urina quasi tutti i giorni. Quando i seni nasali sono ostruiti e la respirazione è difficile... Oh, non so se potete vedere. A chi non riesce a superare il blocco mentale verso questa pratica, dico... Non sai che ti perdi. No, tranquillo, non mi importa.
In tutta la vita non avrei mai immaginato di avere un figlio che beve la sua urina. La mia più grande paura è che a lungo andare possa provocargli dei danni alla salute. Questa? Ma magari no, eh. Alla fine è quello che fai. Che tengo in questa casa. Invecchiata. Ma ne conservo parecchi barattoli un po' ovunque. Ad esempio, nella Repubblica Dominicana. Allora, vi starete chiedendo perché l'urina è di colore diversi. Diverso. Questo l'ho scoperto in gravidanza. Perché una volta sono dovuta andare a farmi controllare perché avevo l'urina completamente arancione fosforescente ed era perché ero stata male, perché continuavo a vomitare e quindi ero disidratata e l'urina era diventata arancione, ma proprio arancione che quasi brillava nel buio. E quindi immagino che a logica la risposta sia questa, concentrazione nella pipì. Il motivo principale per cui questa fa bene è che con il tempo le cellule staminali si moltiplicano. In pratica significa che è meglio per usi topici e lenitivi, per curare ferite e cose del genere. Se ti tagli o ti procuri una ferita superficiale sulla cute, è preferibile utilizzare dell'urina invecchiata. Oppure semplicemente il disinfettante e un cerotto. Anche se voglio rinforzare i capelli o rinfoltire la barba dove è più rada, è meglio utilizzare l'urina invecchiata. Andiamo in Texas. Chi c'è in Texas? Lori, ho 43 anni. Vivo a Austin, in Texas. E 10 anni fa dormivo sempre con un phon acceso. Ricordo che avevo 8 anni quando ho dormito per la prima volta con un asciugacapelli. Condividevo il letto con mia sorella maggiore, Toni. Una sera lei ha acceso il phon e ricordo che il suo rumore... Ecco, immaginavo. Mi avevano fatto addormentare all'istante e da allora ne sono rimasta affascinata. Di solito la sera mi metto a letto con l'asciugacapelli accanto. Lo accendo al minimo e mi rannicchio sotto le coperte. Se ho freddo lo uso per scaldarmi le mani e i piedi. E poi mi addormento, lasciandomi cullare dal suo rumore. È pericolosissima questa roba, eh? 10 anni, ma dormo ancora con il mio phon acceso. Non è più una cosa che... Anche i cani! Ma è diventata un'abitudine anche durante il giorno. No! Ho iniziato a lavorare da casa circa 8 anni fa. In una mia giornata tipo, mi sveglio presto al mattino, spengo l'asciugacapelli, porto mia figlia a scuola, torno a casa, mi collego per lavorare online e, quando faccio una pausa a metà giornata, mi sdraio un po' e mi metto a riposare. Quando sono a casa e faccio una breve pausa dal lavoro, mi piace l'idea di potermi ricaricare qualche minuto con il mio phon. 40 asciugacapelli. Le costava $15,000 di bollette. Se solo penso di smettere di dormire con il mio phon, io comincio ad andare in ansia. È un rifugio confortevole e sicuro. Ah, perfetto. Allora, non la trovo così strana questa ossessione, vi dico la verità. Le mie migliori amiche, però non sa molto sulla storia dell'asciugacapelli. Sa che ne uso uno, ma finora non l'ha mai visto di persona. È un asciugacapelli, cioè... vista? Usato? Lo tieni sotto le coperte oppure è solo... Non sotto le coperte, è pericoloso. Ah beh, quello che fai tu non è pericoloso, certo. Ma il rischio d'incendio c'è sempre, se devo essere... Ok, allora lo ammetti. A volte mi sveglio e neanche mi accorgo che mi sono procurata delle ustioni e mi è successo... Come fai a non accorgertene? Non avevo idea delle cicatrici, pensavo... Aiuto. Tenesse l'asciugacapelli vicino, ma senza... No, lo abbraccia. Questa sua dipendenza mi preoccupa molto più di prima. La mia grande preoccupazione riguardo a Lori è che l'ansia venga trasmessa anche alla sua famiglia. Infatti, l'ansia e i relativi sintomi si trasmettono dai genitori ai figli non per genetica, ma tramite esempi. Certo. Ah, così con la bimba, no? Così con la bimba, no? Ha 15 anni. Mi ha sempre vista usare l'asciugacapelli. Quindi lei è abituata. Ma che bravo! Ciao! Certo, sarà abituatissima. Lo so che non è un comportamento normale. Ti voglio bene. Anche io, mamma. E sinceramente non è una cosa che vorrei anche per mia figlia. Però se l'abitui a dormire così... Ah! Mi tocca fare anche questo. Ecco come si vive con un figlio che beve urina. Ah, cioè vive in casa tua? Ah, eccone un altro.
Che schifo. E sono felice che sia a casa dopo tanti viaggi. Se vuole vivere. Ah, già sono in vacanza, certo, hai ragione. Aveva detto che era tornato. In giro, deve metterci un coperchio. Mia madre è la tipica persona che in casa deve disinfettare tutto e per lei l'urina è sporca. Quindi lei ha 4 anni in più. Io mi siedo sul divano dopo essermi lavato con l'urina e non vuole vedere i miei barattoli in giro. C'ha anche ragione. Io li svuota. Per stare in pace avevo deciso di andarmene e girare il mondo e l'ho fatto per qualche anno, ma poi lei mi ha chiesto di tornare e rieccomi. Con l'urina. Sedi, un barattolo in bagno col coperchio. Affare fatto? Sì, e non ne lascerai altri in giro per casa. In bagno va bene, ma con il coperchio lo puoi fare? Cioè, ma ci rendiamo conto? Mi chiamo Carmello. Sono di Detroit, in Michigan. Quando lei inizia a sedere. Ero letteralmente ossessionata dalle iniezioni per i glutei. Però non è quella delle tette enormi, perché vedo le tette normali. Ogni portavo la taglia 38, ora porto la 44. Attiro l'attenzione più di prima. Ricevo commenti e apprezzamenti. Ma che te frega? L'autostima è cresciuta. Ah, ok. La dipendenza mi fa rabbia. Quindi lo fa per gli apprezzamenti. A nessuno importa finché non succede qualcosa di brutto. Vero. Ora non faccio più iniezioni. Ah, ok. Quando mi sono vista in TV quella volta, ho deciso di migliorarmi e cambiare per il bene di mio figlio. Brava. Consapevole di aver fatto una cosa insensata. E avevo iniziato solo perché allora lo facevano tutti. E adesso cosa fai? Niente. Era economico. Oggi sono orgogliosa di dire che sto bene. Sono viva e in salute. Ah, semplicemente 10 anni dopo. Ok, 10 anni dopo sono andata a vedere chi aveva le ossessioni strane e lei ha smesso. Ottimo, per ora è la prima che ha smesso. Che schifo questo. Che stasera punzecchierò mia madre di proposito a tavola sull'argomento e voglio scatenare una discussione. Ti prego, non credai il tuo cetriolo. Non ho dubbio che l'urina è più pulita dell'acqua del rubinetto e perfino dell'acqua in bottiglia. Cosa stai preparando? È già tutto pronto. Insalata di cetrioli. Sì, che ha lavato. Certo che sì, sì. Li ho lavati. Con cosa? Con la sua urina. No. Sì, con la pipì. Oddio, lavali di nuovo. No. Hai intenzione di portarli a tavola? Certo. Oh, Dio. E la tagliati con i tuoi coltelli. Cari cetrioli, ma questo aprirà il discorso sull'argomento e sarà l'occasione per fargli aprire la mente e accettare questa pratica. Hanno lavato i cetrioli con la pipì e vogliono mangiarli a tavola con noi. Gnam! Prima o poi finirà per ammalarsi. Devi proprio farlo anche a tavola. Avanti, Nick, non litighiamoci. Fare cosa? Mangiare? Io non mangio se c'è quella roba a tavola. La mia pipì è più pulita dell'acqua con cui lavate il cibo. Questi cetrioli sono confezionati e sono pieni di sostanze chimiche. Perché lavarli con l'acqua, che è piena di sostanze chimiche, se posso usare la mia urina? Quindi hai lavato i cetrioli con quella? Sì. Sì. Dai, fammi provare. Cosa? Papà! Oh. Visto, mamma? Oh, mio Dio! Per me sono lavati bene. Cosa? Grande papà! Ma sei un grande papà! Neanche se mi pagassi oro. È assurdo. Non si sente niente. Vuoi lavare anche tu il cibo con l'urina? Non ho detto questo. Ero solo curioso. Ah, ingegno. Punto del limone? Sì. Forse per questo non si sente. Mio padre farebbe di tutto. Credo che li abbia mangiati solo perché vuole bene a Nick. Tra loro c'è un bel rapporto. Lui lo sostiene in ogni cosa. Ma io... Mi sta continuando a mangiare! Aiuto! Bene, ne volete un po'? No, grazie. No, grazie. Preferisco l'acqua. Bene. No, vado a prendere bene, è andato a fare la pipì. Problema. Cioè, direttamente. Perché devi farlo davanti? Ma ti faride da morire. Aspetto. Che schifo. Stiamo scherzando, la sta portando a tavola. Non mangio più. Tutto questo è ridicolo. Fai sul serio? È disgustoso. Sì. L'hai fatta del colore del vino. Già. Allo stesso che modo. Schifo. Vino non regge il confronto. È disgustoso. Dovevo mandare giù l'hamburger. Ma perché fai così? Quali sono i vantaggi secondo te? Ci sono molti vantaggi. La mia digestione è migliorata perché l'urina contiene molto azoto che aiuta i batteri del microbioma che a loro volta digeriscono il cibo che mangio nell'intestino. Io non ci vedo niente di sano. Penso che se continui così finirai per farti del male. Anzi, io ne sono certa. Da piccola ti hanno insegnato che l'urina è un liquido di scarto e che bisogna liberarsene. E adesso io sono qui, 50 anni dopo,
a dirti che è uno spreco e che si può bere. Lo so che questa cosa ti destabilizza. Ma io sarei più tranquilla se accettassi di andare dal medico per fare degli esami e capire se non ti stai facendo del male. Beh, vacci. Sono tua madre, voglio solo assicurarmi che tu stia bene. Ok. Sai che non mi piace andare dal medico, ma se vuoi che faccia le analisi del sangue per tranquillizzarti, allora le farò. Grazie. Oh, sono curiosa. Però per me non c'è molta roba strana. Alla fine è roba che buttiamo fuori dal nostro corpo. Finché non ho rivisto quel vecchio episodio, mi ha fatto capire che ero veramente a rischio. Va bene, sono pronta. Adesso stai mettendo la tua vita nelle mani di una persona che non possiede una qualifica né una licenza, non ha una formazione e Dio solo sa cosa ti inietta. Sarebbe necessario fare una radiografia. Che brutta sensazione. Ah, le mettevano cose a caso, tra virgolette. La persona che ero anni fa. Cavolo. Mio figlio aveva solo 4 anni. Avrebbe potuto perdermi da un giorno all'altro senza un motivo. No, il motivo c'era, che ti infilavi nel sedere cose strane. Molto cresciuta, come donna, come madre, come amica e come sorella. Belle sopracciglia. Non so. Come no? Vai a casa di qualche tuo amico o vuoi fare qualche tiro a canestro? Vedere mio figlio crescere è per me una grande gioia. Sono felice che Carmelo si sia resa conto che la sua ossessione influiva negativamente sulla sua vita e su quella del figlio. Ha smesso proprio per lui, perché sa che non vive solo per se stessa. Giusto, importantissimo. Avanti, un tiro da 3. Fa vedere. È da 4. Solo il pensiero di lasciarlo da solo. Riproviamo. Sono stata egoista, ma non ho mai desiderato quella vita per lui. Se non fossi cambiata, lo avrei perso. Sono fortunata a essere ancora viva e a essere ancora qui. Sei un campione! Brava, è stata brava. Niente da dire. Convinto a fare gli esami del sangue per capire se berurina mi crea problemi di salute. Ieri mi sono sottoposto al prelievo e oggi sono tornato qui per parlare dei risultati con il medico. Oh, vediamo. Quasi emozionato. Mi aspetto risultati positivi, così mia madre si sentirà molto più tranquilla e io potrò dirle: te l'avevo detto. Allora, come stai? Bene. Oh, non mi fa piacere. So che ieri hai fatto le analisi del sangue per un controllo. Sì. Spiegami perché hai voluto sottoporti a questi... Perché bevo piscio. Farlo solo per tranquillizzare mia madre. Chiaro. Da qualche anno ho iniziato a bere la mia urina, ma lei è preoccupata per la mia salute e vuole assicurarsi che non ci sia alcun problema. Bene, parlami di questa tua particolare abitudine. In un giorno quante volte la bevi? Tutto il giorno. Dipende dal periodo, ma direi almeno 1 o 2 volte al giorno. E ne bevo 1 litro. Un litro almeno. Al giorno, capisco. A volte ne bevo 2 litri o di più, ma dipende. E la sterilizzi prima? No. La bevi così com'è, senza farla nemmeno bollire? Riempio un barattolo e la bevo, sì. Davvero? Oddio. Penso che il problema principale sia che ne consuma una quantità eccessiva. Se ne bevesse 0,5 bicchiere al giorno, abbinandolo a un'alimentazione corretta e a un'idratazione normale, potrebbe andare... Manca l'acqua! Capire che ne beve tanta ogni giorno e questa è un'abitudine pericolosa. Ho qui le tue analisi del sangue e volevo rivedere i risultati con te. Il magnesio è buono, il potassio è a posto, il sodio è nella norma. Quello che va bene tutto. La mia attenzione è la creatinina. Hai un valore di 1,2, è un po' troppo alto per una persona della tua creatinina. Corporatura. Penso che probabilmente sia dovuto all'urina che assumi e al fatto che non bevi abbastanza acqua. La creatinina è un prodotto di scarto dell'organismo che a livelli elevati è tossico e pericoloso. Normalmente viene espulsa tramite l'urina, certo, se tu le ingerisci, per forza. E quindi? Di solito, quanta acqua bevi in una giornata? Io non bevo mai acqua. Mai? Preferisco consumare solo cose di origine naturale. Per questo bevo latte e spremute. Mangio molta frutta. Ah, ok, quindi beve altro, mi sembrava strano. Latte, spremute, frutta. E bevo la mia urina, però mai acqua di nessun tipo. Il problema è che i reni hanno bisogno di molta acqua per idratarsi e poi espellere tutte le tossine che sono in circolo nell'organismo.
Se il corpo riceve un'idratazione minima, ci si ritrova a combattere con l'ipertensione e le patologie cardiache, perché i reni sono forse uno degli organi più importanti. Lo so bene. Ecco. La pratica di bere urina non è supportata da studi scientifici, ma il vero problema è che non ti idrati a sufficienza. Se continui di questo passo, i reni smetteranno di funzionare. Cioè, in pratica ti sta dicendo, va bene che bevi l'urina, ma bevi anche tanta acqua. Giusto? Ogni volta che Nick beve l'urina, reintroduce nell'organismo tutte le scorie e le toccine. Certo, assolutamente. Se poi non beve abbastanza acqua, rischia letteralmente che i reni cedano. Hai detto che tua madre è molto preoccupata. Esatto. Non posso darle torto su questo, perché se continui così, le cose potrebbero mettersi molto male. Andrea è abituata alla mia ossessione. Credo che la trovi anche rassicurante, ma non so che cosa ne pensa davvero. C'è una cosa che volevo chiederti da un po'. È una cosa di cui non abbiamo mai parlato prima. Però sai, ci sono le telecamere lì, stiamo girando questo programma, è ovvio che il discorso cadrà lì. Cioè? Cosa pensi della questione del phone? Oh. Qual è la tua opinione? Lo usi da una vita, non è una novità. Già, capito. Quindi non la vedi come una cosa troppo negativa? Ecco, a volte mi preoccupo un po' per via delle ustioni che ti fai sulle braccia, sulle gambe o altrove per colpa del calore. Non è una cosa di cui vado fiera, spero tu lo sappia. Hai mai pensato di smettere? O meglio, pensi che smetterai? No. Ecco, io... No. Vorrei tanto smettere, sì. Ma non so dire quando. È solo che ora è difficile farlo, capisci? Io mi fido di te. Grazie, tesoro. Non facile. Difficile, perché io voglio smettere. Ma una delle fasi più dure nella lotta con una dipendenza è la fase dell'astinenza. A volte resto per una notte intera, a volte no. Però mi piace... Wow, una notte intera. ...mettere sul serio. Sarai sempre la mia bambina. Cioè, tra tutte le dipendenze penso che questa sia forse quella più facile da smettere, no? Ti scarichi un'app, inizi piano piano solo con l'app, a sentire il rumore senza caldo e poi levi anche tutto quello. Magari prendi un po' di melatonina per aiutarti ad addormentarti e via. Ti voglio bene. Anch'io. La dottoressa pensa che i miei reni si indeboliranno nel tempo perché bevo urina. Io non sono d'accordo, mi sembra solo una congettura. Non sono un medico, ma ho molte conoscenze sull'argomento. Bevo urina da 3 anni e non sono mai stato meglio. Ho visto solo dei miglioramenti. Ma gli esami non dicono questo, però. Da il bere la propria urina non ci sono studi che dimostrino un beneficio reale, e intendo studi scientifici. Io so che ce ne sono molti. Purtroppo oggi con internet molti si lasciano tentare dalla cosiddetta pseudoscienza. Circolano tante prove aneddotiche che non sono mai state esaminate né dimostrate scientificamente. Ma chi le fa proprie respinge ogni obiezione da parte di chi lavora davvero con la scienza. Giusto. Errore che facciamo tutti. La uso spesso anche per i lavaggi nasali. La uso per liberare i seni nasali. Avrà sentito parlare del Neti Pot che si usa con l'acqua salata. Io faccio la stessa cosa con l'urina. Questa è una pratica rischiosa. Se hai un'infezione del tratto urinario, potrebbe arrivare al cervello. Pensa te. Una meningite, quindi... Dai, ma si può? Non è detto. Mamma mia. Manifestiamo i sintomi dell'infezione a distanza di giorni. Se ci sono batteri nelle urine, anche in piccole quantità, ed entrano... È vero, non ci avevo pensato. ...attraverso il naso, possono causare anche una meningite fulminante. Ciao, poi fai così, eh. Te preoccupata che vuole smettere di bere urina? Non credo che i risultati delle mie analisi siano così allarmanti. Ho fatto ricerche sulla creatinina e non mi sembra di avere problemi. Per l'idratazione non mi sento disidratato. Assumo liquidi ogni giorno. Personalmente non vedo un motivo valido per fermarmi. Ma se te lo dice un medico? Si presenteranno dei sintomi che facciano pensare a un'insufficienza renale. Magari è troppo tardi, però. Però ad oggi non credo proprio che ci siano elementi che possano convincermi a cambiare le mie abitudini. Non credi che potrebbe essere troppo tardi se in futuro scoprirai di avere un problema serio? No, perché non credo che succederà. In questi anni ho effettuato anche delle ecografie. I reni hanno sempre funzionato bene e non ho mai avuto problemi con gli altri esami. L'unico valore un po' alterato è la creatinina, ma in questi casi è normale. Bene,
È stato un piacere conoscerti. Giustamente lei dice, ascolta, fai quello che vuoi tu, se non ascolti i miei consigli sono cavoli tuoi. Spero che Nick smetta di bere urina, anche solo per tranquillizzare la madre, che è giustamente preoccupata per questa situazione. Ciao, come stai? Fuori di testa. Bene, tu? Ho avuto i risultati delle analisi. Oh, bene. E? Allora posso stare tranquilla? Sì, è andata esattamente come mi aspettavo. No. Va tutto bene. Ah, perfetto. No! Questo significa che lo devo accettare? Sì, è così. Allora non ti darò più il tormento. Già, il mio messaggio alle persone è questo. Seguite il vostro istinto. Se non lo volete fare, non fatelo. Se vi sembra una buona idea, allora provate. Non c'è niente di male ad avere la mente aperta e imparare dall'esperienza. Invece... Ma io ho la mente aperta anche se non bevo il mio piscio. Che i risultati siano buoni. E grazie per aver acconsentito a fare le analisi. Adesso mi sento molto meglio. Bene, sono contento che sei tranquilla. Adesso vado a brindare. Con l'urina. Raga, cioè... Ma non so cosa dire, cioè, nel senso... Questa ti dice che facendoti lavaggi nasali con l'urina può arrivarti al cervello in caso di batteri, che tutti abbiamo avuto dei batteri nell'urina, dai, piccoli, medi o grandi. Ma te non te ne frega, ti dice che puoi morire, meningite fulminante, ma te cosa dici? Mamma, tutto bene. Puntata difficile, ho avuto due momenti molto difficili da digerire, anche senza l'urina. Ma è follia, cioè per me questo è fuori di testa. Quella delle iniezioni, va bene, faceva iniezioni con cose che non doveva fare, ha smesso, quindi brava. E quella col phone, come ho detto, la trovo l'ossessione forse più tranquilla tra tutte, ma questa mi fa tanto schifo. Scrivetemi nei commenti quello che ne pensate e penso che io andrò a fare la nanna con i miei bambini. Perché sono stanchissima, ho dormito, ma dovevo approfittare di registrare questo e pulire sala e cucina che ho già fatto. Vi mando un bacio, ciao.